qui su YouTube tutte si spogliano e tutti impazziscono, ma per Bacco c'è proprio bisogno di spogliarsi per attirare l'attenzione del pubblico? Evidentemente sì, dunque anch'io oggi ho deciso di denudarmi. Oh bene, così va molto meglio e adesso vediamo se riesco ad attirare la vostra attenzione perché ho in mente di preparare una crostata con le fragole a forma di pesce visto che siamo il 1° di aprile. Per la frolla 200 g di farina bianca, 50 g di amido di mais, 70 g di zucchero, 40 g di burro, 40 ml di latte, un uovo e un tuorlo, scorza di limone e un pizzico di sale. Per la farcitura, 100 g circa di marmellata di albicocche, 200 g circa di fragole fresche e un acino d'uva. Iniziamo con la preparazione della pasta frolla. Ehi, ma cosa sono quegli occhi lì così strani? Non è mica successo niente, eh? Seguitemi. In una ciotola ho setacciato la farina bianca, metto l'amido di mais, va bene anche un altro qualsiasi tipo di amido, aromatizziamo con della scorza di un limone bio. A questo punto uniamo anche lo zucchero semolato, un pizzichino di sale. Se avete notato, questa volta per la realizzazione della frolla non vi ho suggerito l'utilizzo del lievito perché poi daremo una forma precisa e non voglio che con il lievito la forma non sia più perfetta, va bene? Ora dobbiamo sciogliere un pochino il burro, quindi lo verso su un pentolino. Non deve fondere completamente, eh? Versiamo un po' di latte e lo scaldiamo leggermente. A questo punto mescoliamo gli ingredienti secchi all'interno della ciotola. Al centro mettiamo il latte con il burro, mescoliamo e poi aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo. Mescoliamo prima con il cucchiaio di legno e poi a mano. Lo sapete, no, che la frolla non richiede la lunga lavorazione. Quindi una volta che abbiamo ottenuto un panetto morbido che ha questa consistenza, fermatevi di impastare. Dobbiamo far rilassare la frolla in modo poi da riuscire a stenderla bene, quindi la avvolgiamo su un foglio di pellicola trasparente e la lasciamo lì anche fuori frigo circa mezz'oretta. Dopo mezz'oretta possiamo lavorare il nostro impasto, quindi togliamo la pellicola, sporchiamo poi un foglio di carta forno, ci serve la carta da forno, con un po' di farina, schiacciamo il nostro impasto e con il mattarello otteniamo uno sfoglio, spesso pochi millimetri. Abbiamo detto che vogliamo realizzare una crostata a forma di pesce, quindi con la punta di un coltello realizziamo la sagoma e poi con la rotellina tagliapasta incidiamo proprio il bordo che abbiamo realizzato. Questa è la sagoma del nostro pesciotto. Ora, con i rimasugli, realizziamo il bordo. Ora realizziamo anche le pinne, quindi una la appiccichiamo qua e una qua sotto. Pizzichiamo sempre con le mani in modo da far attaccare le parti. Qua tagliamo il bordo che non ci serve e appiccichiamo. Ho trasferito il mio pesciotto su una piastra da forno, ho preriscaldato il forno a 160 gradi. Farcisco con della marmellata di albicocche, però non esageriamo con la quantità, solo un velo, perché poi realizzeremo la decorazione in un secondo momento. Adesso cosa manca? L'occhio del nostro pesce, quindi con un pezzettino di impasto metto l'occhio qui. Molto carino. Adesso in forno a 160 gradi per circa 20-25 minuti. Ecco qui il risultato finale, molto carino, vero? Nel frattempo ho anche tagliato le fragole che ti serviranno per rappresentare le squame del nostro pesce. Quindi decoriamo a piacere. Realizziamo anche l'occhio con
una fettina di uva e poi magari, se ci piace, anche un po' di zucchero a velo sopra. La crostata, ragazzi, è dunque pronta per essere servita. Però adesso devo dirvi tutta la verità. Io vi ho fatto un pesce d'aprile non solo con questa crostata, ma anche con la mia finta nudità. Vedete un po', non mi spoglierei mai di fronte alla telecamera, per carità. Io, il mio pubblico, voglio prenderlo per la gola, o meglio, voglio conquistarlo con la cucina e non certo con altre doti nascoste.